vero che il Milan è stato molto sfortunato ieri sera, però non si può neanche dire di identità di squadra per aver giocato 60 minuti contro il Lecce. La strada è molto molto lunga. Buongiorno Sportiva, fatemi capire, adesso il modulo di moda è il WM che era del Grande Torino? Stiamo tornando indietro di 70 anni per dire che è una cosa nuova, moderna e di moda? Ma come facciamo a pareggiare contro il Lecce? Eravamo più forti noi. Tempo. Il Lecce ha fatto 2 tiri in porta in tutta la partita, cioè quelli dei gol, e mi state dicendo che il Lecce ha meritato il pareggio e si è visto un grande Lecce. Non so che partita avete visto, scusatemi. Comunque si vede già la mano di Pioli. Ciao Alessandro da Como. Buongiorno Sportiva, è evidente che il Milan c'ha un problema sulla destra. Conti un disastro, veramente un disastro. Per non parlare dello spagnolo Suso, il fuoriclasse determinante, meno di zero in tutta la partita e sicuramente al 100% per il gol del 2-2, dove praticamente si è dimenticato di curare il suo diretto avversario. Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione. Adesso è Pioli, ieri era Giampaolo e l'altro ieri era Gattuso, ma la rosa del Milan è imbarazzante, dai, è da sesto, settimo, ottavo posto. Cioè ragazzi, alla fine i giocatori fanno la differenza, non si possono vedere. Sportiva Marco Dassola, io a questo punto direi che l'unica soluzione per il Milan che potrebbe prendere Pioli è un po' quella che aveva fatto Gasperini all'Atalanta 3 anni fa. Fuori tutti e dentro la primavera. Ibrahimovic deve tornare in Italia e il Milan se lo fa scappare sono ridicoli, perché se riescono a prendere solo il Bologna e non il Milan, e uno come Ibrahimovic qua 2 o 3 posizioni in più in campionato anche a 40 anni te le fa guadagnare.